Tanti amici, una pioggia di ricordi e come ogni anno da ben 41 a questa parte, la stessa incredibile passione. Anche quest'anno la presentazione dei tornei Superga e Niki ha danzato sulle ali dell'entusiasmo, tra ricordi e partecipazione, ma anche momenti di pura commozione. Il lago di Nemi, su cui sorge monumentale il Nemi Park Hotel, ha fatto come sempre da proscenio ideale all'evento e la serata è scivolata via un attimo, lasciando come sempre un ricordo indelebile in ogni partecipante. Più di 4 decenni, un anno scolorito la natura dei tornei ed il successo è già assicurato. Dove arriveremo di questo passo? No, mi fa piacere che dopo 41 anni questo torneo riscuota ancora un successo strepitoso nei confronti delle società che sono tutte agguerrite, tutte vogliono partecipare. Però noi il lotto delle partecipanti è condizionato dalla classifica dei due gironi di allievi di eccellenza, a quelle vanno aggiunte le professioniste. Mi dispiace per quelle che rimangono fuori, ma ormai da tantissimi anni il regolamento è questo e noi facciamo rispettarlo per non smentire un po' quello che abbiamo divulgato e propagandato per tantissimi anni, insomma. Speriamo che sia un torneo come tutti gli anni, cioè privo di qualsiasi forma di violenza o cose varie, che tutto vada per il meglio e che poi alla fin fine che vinca il migliore, insomma. Il Niki, giunto alla 33esima edizione, è dedicato a una storica figura del Collatino, Nicola Di Francesco, fratello di Mario, scomparso 33 anni fa. Al torneo parteciperanno i giovanissimi 98 e partirà il 10 giugno per concludersi il 26. Il Superga invece è arrivato appunto alla sua 41esima edizione ed è dedicato alla strage del 1949, quando un incidente aereo proprio sulla collinetta di Superga si portò via la più bella squadra del calcio italiano, ovvero il Grande Torino. Il torneo è dedicato alla categoria allievi di Elite 94 e partirà il 21 maggio, mentre la finale è prevista per il 12 giugno. La formula è collaudata e come sempre colloca il torneo nell'Olimpo del calcio regionale dilettante. Unica innovazione rispetto alla storia recente è il passaggio di scena, dal momento che dopo 35 anni con Latino e dopo la parentesi a Tor Tre Teste, ora ha scelto la sua nuova sede naturale, ovvero la Vigor per Conti. Con Maurizio ci conosciamo da moltissimi anni, da più di 30 anni, quando lui giocava al Collatino, ai Campi Superga, prima di fare un impianto proprio. Abbiamo trovato un punto d'incontro, io credo che anche in futuro ormai questo torneo definitivamente rimarrà alla Per Conti. Cioè, da parte mia, da parte del Presidente, ci sono tutti gli intenti per poter proseguire insieme. Nel corso della serata, oltre alla consueta pioggia di riconoscimenti e premi, è stato anche assegnato il premio Superga Stars, che quest'anno è toccato a un altro giovane atleta che il Superga l'ha giocato, ovvero Antonio Candreva, che ora gioca in Serie A con il Parma. Appunto nel 2001 io giocavo con la Lodigiani, quando la vecchia Lodigiani, e niente, abbiamo partecipato a questo torneo importantissimo a Roma, dove ci sono, comunque c'erano anche tutt'oggi Roma, Lazio, queste squadre anche di categorie minori, che comunque sì, erano sempre delle battaglie. E niente, fa, come ho detto questa sera, un enorme piacere essere qui, perché comunque averlo giocato da ragazzo e essere premiato come evento questa sera è un enorme piacere. Un altro segnale dell'importanza di questo torneo, che tra pochi giorni tornerà, puntuale come sempre, ad animare i campi della nostra regione. Con le giocate dei grandi protagonisti di oggi, i futuri magari, nuovi Totti e Candreva del domani. La magia del Superga è anche questa e come ogni anno si ripete.